Come creare uno studio fotografico con una luce portatile. Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Vi ricordo che la cosa più bella che potete fare al mondo è iscrivervi al canale, mettere il like, commentare quello che dico, perché i commenti poi generano risposte, generano discussioni, generano altri miei video e magari mi fanno anche cambiare idea su delle cose che dico. Quindi partecipate e poi se proprio non avete nulla da fare potete andare a vedere il mio canale Telegram, che appare qui sotto in sovraimpressione, dove cercando DDM Fotografia avrete un punto di riferimento per tutto quello che faccio, ossia il podcast, la newsletter e altri video che possono uscire a sorpresa. Insomma, però se state su YouTube e avete attivato la campanella non escono così tanto a sorpresa. Ma andiamo a parlare dell'argomento di oggi. Come creare uno studio fotografico portatile usando una sola luce? È la cosa che molte persone sottovalutano. Anzitutto diciamo che per chi vuole iniziare a usare un set di luci, il miglior set di luci che si può usare è una luce singola. Va da sé che dovete comunque conoscere le basi della fotografia, dovete conoscere le basi dell'illuminazione usando la luce naturale, a quel punto potete giocare aggiungendo una luce. Una luce che da sola può dare un'illuminazione ex novo ad una scena se siamo al chiuso, quindi possiamo eliminare la luce d'ambiente regolando le impostazioni della macchina fotografica in modo che lo scatto venga nero, ma quando andiamo a scattare e accendiamo il flash illumina la scena, quindi siamo sicuri che tutto quello che vediamo illuminato è illuminato dalla nostra luce, quindi è tutto sotto il nostro controllo. Ma può servire anche all'aperto, quando magari vogliamo giocare un po' con la luce d'ambiente, quindi possiamo lavorare con il sole, il controsole, usare l'illuminazione del sole per, che ne so, alle spalle del soggetto che fa quella bella cornice ai capelli, se uno li avesse, e crea quella rim light naturale, noi con il flash evitiamo il controluce, quindi andiamo a illuminare il volto e andiamo a riprendere quello che c'è dietro il soggetto completamente illuminato senza doverlo sovraesporre. Insomma, le soluzioni sono molteplici, si può anche giocare all'interno con la luce naturale, quindi la luce diegetica di un locale, di un pub, di un ambiente, di una casa, e aggiungere noi una luce personale che va a illuminare il soggetto per meglio staccarlo dal fondo. Insomma, queste qua sono proprio le basi della fotografia sull'illuminazione artificiale. E quello che si legge ogni tanto andando sui gruppi, sui forum, è che c'è sempre qualcuno che consiglia: no, per iniziare servono tre luci, perché comunque gli schemi prevedono tre luci, perché c'è la luce principale, la luce rischiarita, la ring light, e questa qua è una grandissima cavolata, perché sì, è vero, esiste questo schema di luci, ma non è lo schema base. Lo schema base è la luce principale, una singola luce. Poi se proprio vogliamo fare i pignoli, possono esserci due luci messe equidistanti dal soggetto, oppure una sopra e una sotto per dare la, come si dice, l'illuminazione, quella che si chiama clamshell, ossia a conchiglia. E possiamo usare quattro luci, perché che facciamo? Mettiamo la rim light, la luce rischiarita, la luce principale e non andiamo a illuminare lo sfondo, quindi mettiamo la quarta luce. Quindi da qua è facile capire che l'utilizzo di luci è discrezionale per quello che riguarda l'esigenza del fotografo che decide come, cosa, quando illuminare, con quante luci e tutto quanto. Ovvio che più luci si aggiungono, più variabili si vanno ad aggiungere, e se non si è tanto pratici con illuminazione artificiale, la cosa migliore è cominciare con una luce. Ora, questo qua non è un corso di illuminazione, magari potrei fare sul canale qualche video su come gestire la luce del flash, ma questo qui è semplicemente un'informazione per chi vuole iniziare da zero e dice: ok, io vorrei iniziare, magari ho anche dei libri che mi spiegano la teoria della luce e le basi, ma devo comunque spendere un sacco di soldi per l'illuminazione, perché magari in lo studio fa l'infaretto e c'è quel stativo della Manfrotto che costa un sacco di soldi. Insomma, quello che andiamo a vedere qua è come si può fare tutto in economia, perché in economia non significa fare le cose in bassa qualità, ma semplicemente avere un po' più di limitazioni, ma all'inizio neanche ve ne accorgerete, perché le limitazioni cominciano a sorgere, cominciano ad uscire quando una persona è padrona del mezzo e capisce qual è il limite del veicolo che sta usando. Quindi ok, quando a un certo punto capite che vi serve la seconda luce, perché quell'effetto non si può ottenere con la luce, avete fatto un grandissimo passo avanti sull'imparare l'utilizzo del flash. Ma andiamo a vedere quello che consiglio. Io ho preso una lista su Amazon di oggetti particolarmente economici, perché voglio che l'inizio sia disponibile per tutti. E ripeto, io tante cose che ho comprato all'inizio in economia ancora le uso. Poi, quando ci arriviamo, vi dico quali sono. Anzitutto, eccolo qua. Se vogliamo cominciare con una luce, quello che consiglio è usare un bel flash, uno speed light.
I classici flash a cobra, quindi scordatevi faretti, scordatevi anche se state in studio, il flash va benissimo. Poi, se noleggiate uno studio dove già c'è l'illuminazione, usate quello che c'è e vi divertite. Ma se dovete creare voi lo studio oppure andate in casa di qualcuno, in un ambiente dove fare la foto con la vostra luce, il flash è la cosa più pratica, comoda e versatile che esista. Va a batterie, è pratica, è piccola, è leggera e illumina da Dio. Il flash che io consiglio è un Yanuo, il 560 terza serie, Mark III. Perché questo flash? Io ho il 560 2, il 3 ha integrato il trigger. Sì, ci sta, non è l'innovazione del secolo, però il 2 non si trova, il 3 è quello che è adesso in commercio, quindi vi consiglio questo flash, il cui costo è intorno ai 90 euro, e per un singolo flash di questa qualità è un ottimo prezzo. Consideriamo che i flash grossi, professionali, Canon, i flash quelli brandizzati, vanno a costare sopra i 250 euro, se non 300 euro. E quindi iniziare con quei flash, secondo me, non vale la pena, anche perché vi dico, se dovete spendere 300 euro per un flash, io personalmente, pur magari, che ne so, se avessi Canon, non userei flash della casa madre, ma andrei a cercare altri flash, come per esempio i Godox, che sono meravigliosi. Ma gli Yanuo, per quello che riguarda la versatilità, prezzo e potenza, sono fantastici. Questo flash, ovviamente, non montatelo sul corpo macchina, non usatelo attaccato sopra una macchina fotografica, perché se fate così andate a vanificare tutto quello che è l'utilizzo meraviglioso di una luce esterna, che possiamo spostarla, angolarla e farci quello che vogliamo. Fondamentalmente, sulla macchina fotografica, il flash è meglio che ci sia il meno possibile. Va saputo usare, c'è modo di usarlo, c'è chi lo usa con ottimi risultati, ma se lo si usa male, sparato di fronte al soggetto, diventa un'arma mortale che abbatte qualunque fotografo. Ci sono fotografi che non sono usciti vivi da un utilizzo del flash cobra montato, sparaflesciandolo sul soggetto. Il flash Yanuo 560 che vado a consigliare è un flash totalmente manuale. Questo significa che non ha la capacità da solo di andare a illuminare la scena, nel senso che non si regola, non è TTL, non legge la scena in automatico e dà l'illuminazione giusta. Questo per un motivo semplicissimo, perché i flash TTL, per funzionare TTL, devono essere flash compatibili con la macchina fotografica, montati sulla macchina fotografica. Se usiamo un flash compatibile fuori dal corpo macchina, serve un trigger che sia a sua volta compatibile con la macchina fotografica, e questo qua va a alzare il prezzo del trigger e del flash. Il mio consiglio è partire in economia, il flash manuale può spaventare, ma vi assicuro, con due cognizioni base lo si usa, poi se conosciamo bene la teoria dell'illuminazione è ancora più facile usarlo. Il flash manuale va da un minimo di un 128esimo di potenza fino a un massimo di potenza 1:1, che sarebbe quella del numero guida, che credo sia un numero guida di 80 legato a questo flash. Il 560 credo abbia numero guida... no, credo, ho detto una sciocchezza, numero guida 56, se è rimasto come il vecchio 56, sì, no, 80 è tutt'altra cosa. Un numero guida 56 che insomma, è buono, per un flash è buono. Quindi va usato fuori dal corpo macchina e serve il trigger. Quindi potete andare a cercare il trigger compatibile della Yanuo, che non costa neanche tanto, ma io, per risparmiare ancora di più, ho messo in lista due trigger cinesissimi che si mettono uno sul corpo macchina, uno sotto il flash. Quando andiamo a scattare sul corpo macchina, parte il segnale che dice al flash: guarda, ho scattato. Il flash parte con la potenza che abbiamo preimpostato a mano. Ovviamente il tutto è istantaneo, non è lento come l'ho detto. E ho preso dei trigger cinesissimi perché il trigger può costare non tantissimo, ma il trigger deve fare una cosa soltanto, in questa situazione che stiamo descrivendo adesso. Dire al flash, ho scattato, dare un impulso. Quindi ci sono dei trigger che ci consentono di regolare la potenza del flash da remoto, tutte cose belle e comode che andiamo a pagare, ripeto, l'obiettivo è anche essere un po' ristretti nei prezzi economici. Quindi il trigger, dovendo solo dire ho scattato, il cinese va bene, male che vada ogni tanto perderà un lampo, un flash, ma se non siamo professionisti non è una cosa grave, e se siete professionisti non state qua a guardare questo video perché già sapete cosa vi serve per fare illuminazione. Quindi trigger cinese che dice al flash ho scattato, e ovviamente il flash non può stare a mezz'aria, serve uno stativo. Allora, una delle cose che io ho preso all'inizio, perché ho avuto la fortuna di trovare un'occasione stratosferica, un amico me l'ha praticamente quasi regalato, uno stativo della Manfrotto, che è praticamente indistruttibile, lo uso per dimurire gli alberi. Questo per fare, cioè, la qualità di uno stativo, ossia lo stativo sarebbe, per chi non lo sa, il treppiede, non il cavalletto della macchina fotografica, ma il treppiede dove ci si montano sopra le cose, le luci per esempio.
Quelli della Manfrotto sono buoni perché sono abbastanza alti, in alternativa a 2,70 m di altezza, che insomma non guasta se vogliamo illuminare dall'alto, e sono resistenti, quindi li prendiamo, li spostiamo, li buttiamo da una parte, non è quello il problema. Lo stativo deve essere fermo e non rompersi. Se vogliamo risparmiare, ci sono degli stativi che ho messo qui in lista, che andiamo a vedere. Eccolo qua, lo stativo che ho preso è un Amazon Basic, che costa... appare il prezzo? Non appare il prezzo, eccolo qua. Costa poco meno di 16 euro. Questo Amazon Basic fa quello che deve fare, ossia stare in piedi e tenere un flash. Magari non durerà 50 anni, si romperà dopo 2-3 anni, ma diciamo, non avete speso 80-120 euro per uno stativo indistruttibile. Poi, se capite che questa è la vostra strada, è il tipo di attività che vi piace, comprerete uno stativo della Manfrotto. Però io vi dico una cosa, lo stativo della Manfrotto ce l'ho, lo uso, è bello, è figo, ma spesso mi porto dietro degli stativi della Neuer, che ho pagato 30 euro, 34 euro la coppia, che sono più leggeri e spesso uso quelli là, perché se li devo portare in giro non è un problema tenerli a tracolla, quindi questo Amazon Basic è più leggero di quello della Manfrotto. Il fatto che sia leggero è importantissimo. E vi dico, questi della Neuer, che secondo me sono di pari qualità rispetto a quelli della Amazon Basic, non si sono ancora rotti e ce li ho da 5-6 anni, quindi va bene anche uno stativo di marca, diciamo, economica, purché non lo usiamo per demolire gli alberi, come faccio io con il Manfrotto. A questo punto noi abbiamo quello che ci serve per fotografare, abbiamo uno stativo, un flash con un trigger che è collegato alla macchina fotografica, scattiamo la foto e vediamo che l'illuminazione non è come ci piace. Perché? Perché l'illuminazione del flash, avendo una testa piccola, un punto di luce piccolo, genera una luce dura, quindi abbiamo il soggetto con le ombre molto scavate, molto marcate, spesso sono sgradevoli. Le ombre dure si usano in fotografia, il flash nudo si usa in fotografia, vanno sapute gestire. Quindi la cosa migliore all'inizio, e anche per ottenere degli effetti non solo all'inizio, insomma io lo uso praticamente sempre, ci si mette sopra un diffusore. Ora, sui diffusori si possono dire tantissime cose, quindi qua riassumerò all'osso quello che ha motivato la scelta che vi vado a proporre. Io inizialmente ho cominciato con l'ombrello, perché l'ombrello è il diffusore economico pratico per eccellenza, ma l'ombrello, quello bianco traslucido che usiamo, flash, ombrello e soggetto, semplicemente dà un'illuminazione sì buona sul soggetto, ma sparge la luce come una bomba a mano ovunque. Se siamo in un ambiente chiuso tutto sarà illuminato, la luce rimbalza, non abbiamo il controllo della luce, sembra di stare dentro una softbox. All'esterno tanto quanto, però comunque anche all'esterno va a disperdere la luce, anche perché ricordiamoci che il flash è all'aperto, c'è l'ombrello e la luce del flash tocca l'ombrello, viene sparsa dall'ombrello, diciamo così, viene proiettata, ma tanta luce finisce anche nell'aria, quindi usarlo all'aperto non è proprio l'idea del secolo, a meno che non lo usiamo di sera o di notte. Alcuni usano il flash sull'ombrello, usano l'ombrello in maniera diversa, con la copertura nera, il flash rimbalza sull'ombrello, l'ombrello spara la luce, anche qua abbiamo un controllo estremamente limitato. Non è come l'ombrello nudo che spara la luce ovunque, è semplicemente un riflesso, ma c'è sempre il discorso che il riflesso è poco controllato e il flash è messo in una posizione sempre all'esterno che, se siamo di giorno all'aperto, sparge la luce un po' a destra e si perde, è un peccato. Quello che consiglio io è una softbox chiusa. E se potessimo scegliere, ce ne sono tante sul mercato, ci sono quelle quadrate da 60 cm, vanno bene, ma in quel caso se usate quella, diciamo quella è molto indicata per i primi piani, se ne possono prendere due, ecco, per fare il giochetto della luce di schiarita, la rim light, va benissimo, ma se vogliamo cominciare con un flash e una fonte di illuminazione che ci risolva il 90% delle situazioni, il mio consiglio è quello di prendere una softbox ottagonale, quindi 8 lati, da almeno 80 cm, ne esistono anche da 120, la sconsiglio perché comincia ad essere scomoda portarla in giro, non che sia più pesante, però decidete voi, il mio consiglio è partire da 80 cm, perché? Perché la softbox da 80 cm di diametro, ottagonale, consente di avere un'illuminazione, non dico circolare ma ottagonale, però con la luce praticamente diventa circolare, che contiene al suo interno il flash, quindi l'illuminazione del flash non va sparpagliata per l'ambiente, possiamo usarla anche di giorno,
e soprattutto ci garantisce l'80 cm una buona, ottima illuminazione se dobbiamo fare un primo piano come questo, abbastanza stretto o strettissimo, avvicinandola al soggetto e ovviamente non inquadrandola, oppure ci consente di illuminare con una certa praticità il mezzo busto e in alcuni casi, laddove l'illuminazione lo consente, anche la figura intera. Allora, io in questo caso non ho consigliato la softbox più economica che esiste sul mercato. Ce ne sono da 30 euro, ma sono, ve lo garantisco, la morte, perché le ho usate. Ne esistono alcune, credo anche della Neuer, mi sembra. Non ricordo che marca avevo, ma una marca cinesissima. Ma allora, era comoda, era ottima, era spettacolare come resa di luce, ma aveva un piccolissimo problema. Era il classico ombrello che si apre con la lampo sotto che ci fa entrare lo stativo con il flash e davanti era chiusa con la membrana trasparente. Qualunque modifica andava fatta al flash bisognava inserirsi con la capoccia, cioè si toglieva metà membrana bianca, ci si infilava una capoccia dentro l'ombrello e si andava a regolare il valore del flash. Cosa scomodissima. Sì, poi esistono dei trigger che ci consentono di regolare la potenza, però in quel caso il trigger deve essere compatibile con la macchina fotografica, con il trigger, insomma, si alzano i prezzi. Se vogliamo trovare una soluzione economica che ci impedisce di dover comprare per forza un flash costoso che sia compatibile con la macchina fotografica, con un trigger, bla bla bla, la cosa più bella che possiamo fare è prendere una softbox ottagonale della Godox, per esempio, come quella che ho consigliato, con attacco Bowens. Questo che significa? Che noi montiamo tutta la struttura e questa struttura ci consente di tenere il flash con la testa, quella che emette la luce, all'interno della softbox e il corpo del flash all'esterno, quindi possiamo beatamente andare a giochicchiare con i ditini sui tasti dietro il flash per andare a impostare i nostri parametri, i nostri valori. È comodissimo. Ovviamente in questo caso il flash, non avendo l'attacco Bowens, non può essere attaccato perché questo tipo di attacco nasce per le luci da studio. Possiamo usarlo con un adattatore Bowens, anche questo qua ve lo consiglio giù nella descrizione, con qualche euro si prende, e semplicemente è una specie di morsa che prende il flash, lo tiene fermo e si attacca sul retro del diffusore. A questo punto abbiamo tutto ciò che ci serve per fotografare. Abbiamo un flash, un trigger, un diffusore, lo stativo lo tiene, e la luce che colpisce il nostro soggetto. Però c'è sempre un però. La luce che colpisce il nostro soggetto proviene da una parete bianca, che è quella alla superficie bianca del diffusore, una parete di 80 cm di diametro, il che è buono. Ma in alcuni casi, se vogliamo enfatizzare, isolare, giocare con la luce d'ambiente, è meglio avere più controllo su quello che è l'illuminazione. Esempio stupido, siamo in un pub, l'illuminazione è bella calda, inquadriamo dietro, che ne so, il bancone, le bottiglie, il bancone di legno, c'è quel bilanciamento del bianco decisamente sbilanciato verso le luci calde che ci piace da morire, perché qui dà proprio l'effetto del legno, del locale, del pub. Mettiamo il nostro dispositivo, il nostro softbox vicino al soggetto, accendiamo il flash e la luce può andare a colpire parte del fondo, andando a contaminare l'illuminazione, non rendendola così interessante come ci sembrava all'inizio quando l'abbiamo fotografata senza il flash. Cosa si può fare per risolvere questo problema? Si mette sulla parte anteriore della softbox una bellissima griglia a nido d'ape. Anche questa qua la vendono su Amazon, la consiglio sotto, e si va ad attaccare davanti alla membrana. Quindi si mette la membrana, il bordo dell'octabox, del diffusore ottagonale, diciamo il velcro dove attacchiamo la membrana. Avremo cura di mettere la membrana leggermente verso l'interno, lasciando qualche centimetro di velcro all'esterno, perché il centimetro di velcro che lasciamo all'esterno serviranno per attaccarci, sempre tramite attacco con il velcro, la membrana a nido d'ape. Questa membrana a nido d'ape praticamente è una griglia con un certo spessore, e grazie a questo spessore, è nera ovviamente, consente alla luce di essere più incanalata, non che non si sparga per l'ambiente, perché poi la luce quando esce rimbalza e va ovunque, ma se noi sappiamo regolare la giusta potenza che va a illuminare il soggetto, quel che serve, in questo modo noi andiamo a illuminare, siamo sicuri che la luce va a illuminare il soggetto e non andiamo a contaminare quello che c'è magari dietro o intorno al soggetto che vogliamo lasciare con l'illuminazione d'ambiente perché ci piace così. A questo punto abbiamo veramente tutto. La cosa bella di questo studio fotografico che abbiamo è che costa non più di 250 euro. Insomma, noi con la borsa fotografica e un tubo
un tubo di questo diametro che ci mettiamo a tracolla, abbiamo uno studio fotografico, possiamo lavorare al chiuso, possiamo lavorare all'aperto, una sola luce risolve il 90% delle situazioni, soprattutto se dobbiamo fare dei ritratti, poi se dobbiamo fare delle illuminazioni particolari, foto di prodotto, è un'altra cosa. Per i ritratti una sola luce basta e avanza per iniziare e per avere ottimi, ottimi risultati, veramente ottimi risultati. Fatemi sapere se queste cose che vi ho detto vi hanno interessato, se avete qualcosa da aggiungere. Scrivete in descrizione, soprattutto se volete saperne di più su come funziona il flash, perché così preparerò una serie di video che vanno a parlare dell'utilizzo del flash, dell'utilizzo dell'esposimetro che ci toglie un po' dalle rogne quando non sappiamo dove mettere le mani.